Nel 108 a.C. fu eletto console un brillante militare proveniente dalla provincia italica, Gaio Mario. L'esercito romano all'epoca era arruolato sulla base del censo, ovvero partecipavano all'arruolamento le classi sociali che potevano permettersi un armamento. Dall'epoca delle guerre puniche, il ceto medio romano vide peggiorare però la propria situazione economica, con conseguente diminuzione della popolazione arruolabile. Mario riconobbe la situazione sociale e decise di intervenire riformando l'esercito. Con la riforma mariana del 107 a.C. tutti i cittadini romani divennero arruolabili e lo Stato si prendeva carico del loro armamento. Ai veterani erano concesse terre nei territori delle colonie, mentre i generali, per ringraziarsi le truppe, divisero il bottino di guerra coi soldati, rendendo la leva uno strumento per riscattarsi da situazioni sociali disagiate. La struttura manipolare venne sostituita da quella legionaria. L'unità minima era composta dal contubernium, composto da 8 uomini. 10 contubernium erano raggruppati in una centuria, con a capo un centurione. 2 centurie formavano un manipolo e 3 manipoli formavano la corte. 10 corti formavano una legione, con a capo il legato. L'esercito divenne così formato da professionisti agguerriti, sempre più però legati alla figura del loro generale, che alla fedeltà verso lo Stato repubblicano. In Europa, nel 113 a.C., i popoli dei Cimbri e dei Teutoni avevano iniziato una lunga migrazione. Per prevenire una destabilizzazione dei territori confinanti con la Repubblica, i Romani avevano ripetutamente affrontato queste popolazioni germaniche, risultando sconfitti nel 113 a.C. a Noreia e nel 105 ad Arausio. Nel 102 a.C., Cimbri e Teutoni decisero di invadere l'Italia. Scelsero però di dividersi. I Teutoni avrebbero invaso l'Italia da nord-ovest, mentre i Cimbri da nord-est. Mario seppe sfruttare questa situazione marciando velocemente col proprio esercito verso i Teutoni ed affrontandoli presso Aix-en-Provence nella battaglia di Aquae Sextiae. I Romani schieravano 7 legioni e 3.000 cavalieri, per un totale di 32.000 soldati al comando del console Gaio Mario. I Teutoni contavano su circa 100.000 uomini ed altrettanti familiari al loro seguito. Mario aveva accampato l'esercito su di una collina in posizione vantaggiosa. La notte prima dello scontro, egli nascose un contingente di 3.000 soldati nei boschi che circondavano la pianura in cui erano accampati i Germani. Al mattino, Mario schierò l'esercito a battaglia e inviò la cavalleria a provocare i nemici. I Teutoni, attaccati dai cavalieri romani, decisero di avanzare contro l'esercito di Mario sfruttando il loro vantaggio numerico. Tuttavia, dovendo attaccare su un terreno sfavorevole e sotto il lancio dei giavellotti dei legionari, l'impeto dei Teutoni fu presto stroncato ed i legionari romani passarono al contrattacco. Ben presto l'esercito capitolino raggiunse la pianura e qui Mario ordinò ai legionari nascosti nei boschi di attaccare le retrovie dei Teutoni. I Germani a questo punto furono accerchiati e quindi sterminati. I loro familiari preferirono suicidarsi in massa piuttosto che divenire schiavi dei romani. Il popolo teutone si estinse quindi in questa battaglia, sparendo dalla storia, mentre i romani lasciarono sul campo circa 1.000 legionari. Mario ritornò a Roma e l'anno seguente sconfisse anche i Cimbri presso Vercelli. La Repubblica Romana era finalmente al sicuro dalle invasioni germaniche. E disponeva ora di un potenziale militare senza precedenti, che poteva però essere sfruttato da nuovi e ambiziosi uomini per la scalata al potere.